pressioni materiali, sanitarie, emergenziali, noi sappiamo che la cosiddetta piattaforma della cultura paga sempre per prima. Noi siamo riusciti invece, grazie al sostegno di De Luca e della Regione, a far partire questo festival 2 anni fa, quando né Avignone né Edimburgo riuscivano a partire. Esistenti per definizione in ritiro perenne sono 145 eventi con vaste esperienze internazionali dal Kuwait, dal Libano, dalla Cina, dall'Inghilterra, dalla Francia e straordinarie esperienze italiane da nord a sud, dai punti più estremi della penisola. È importante, ricordiamolo, che alcune compagnie in una fase come questa, molte compagnie riescano, debuttando al Campania Teatro Festival, ad avere sostegno per quelle che poi sono stagioni vere e proprie. Questo è un festival che dà lavoro a 1800 persone ed è un festival che con il suo sostegno economico garantisce a tutte le compagnie italiane che hanno partecipato alle edizioni da me dirette di poter mettere su i loro allestimenti e di debuttare poi in tutti i teatri italiani da Milano a Caltanissetta. Senza l'esistenza di questo festival che dà sprone e motore all'origine, questi allestimenti non nascerebbero e quindi questo lavoro non si produrrebbe questo tipo di arte che riservano spazi enormi agli scrittori contemporanei viventi.